Uscite sconfitti da una partita che però vi ha visto lottare e combattere fino alla fine. Eravate partiti malissimo, soprattutto a inizio secondo quarto, eravate andati sotto, avete fatto un'incredibile rimonta nel terzo quarto, ve la siete giocata. Cosa è mancato nel quarto per vincerla? Ma diciamo un po' di stanchezza, sicuramente il campo è difficile, loro hanno giocato una partita intensa per tutti i 40 minuti, nonostante appunto i nostri tentativi di rimonta sono rimasti sempre concentrati, sempre sul pezzo, hanno sfruttato le occasioni a loro favore, sempre combattuto sotto canestro, hanno sempre attaccato il canestro e quindi sono andati a prendersi i falli per andare a tirare i tiri liberi, per aprire l'area e per appunto ci hanno colpito nell'ultimo quarto con due o tre tiri da tre, se non sbaglio, che ci hanno definitivamente tagliato le gambe. Per conto nostro invece siamo partiti parecchio male, molto scarichi, deconcentrati. I miei complimenti vanno al nostro secondo quintetto che ha tirato fuori davvero, come si dice, ha tirato poi davvero una grande prestazione, in particolare Andrea Borra, numero 29, che di solito gioca pochi sample di minuti, ma oggi è stato particolarmente efficace con canestri, difesa, rimbalzi, tutto quello che era necessario per cercare la rimonta. Venivate da 4 vittorie consecutive, era un buon momento per voi, avevate rialzato anche la classifica che in certi momenti della stagione ha tentennato. Vi chiedo quale può essere la vostra dimensione, queste 4 vittorie consecutive, che idea vi hanno dato sia di voi nel campionato? Ma le 4 vittorie consecutive non devono stupirci, ma devono appunto darci quello che noi siamo. Appunto, abbiamo avuto un inizio difficoltoso del campionato, in particolare dopo le prime 5 partite eravamo con una classifica credo di 3 vinte e 2 perse, poi attorno a Natale abbiamo fatto fatica, abbiamo trovato però la nostra dimensione allenandoci duramente durante le vacanze, non ci siamo mai fermati e questo appunto ci ha aiutato, ci ha favorito, non essendoci mai fermati e avendo sempre continuato ad allenarci e avendo fatto qualche amichevole, a mantenere la forma e partire benissimo. Anche la sconfitta iniziale a inizio gennaio con l'ultima gara di campionato contro Sant'Andrea ci siamo giocata fino all'ultimo quarto, eravamo sopra di 3 fino alla fine del terzo quarto, poi abbiamo preso imbarcata finale, chiaramente contro Sant'Andrea ci può stare. Questo era uno scontro diretto, sapevamo che potevamo uscire sconfitti, ma questo non ci deve assolutamente demoralizzare per le prossime partite. Credo che avremo sia Sanfermo che Segrate in consecutiva, perché la partita con Samba sarà spostata a fine marzo. Andremo sui loro campi, le abbiamo tutte e due in casa, quindi possiamo giocarcela, combatteremo fino all'ultimo e proveremo a portarle a casa. Ultima domanda, ti chiedo, belli ma incompiuti si può dire di voi, perché insomma siete una squadra capace di giocare molto bene, con risorse anche interessanti, come hai sottolineato soprattutto tu oggi, dalla panchina sono arrivate forza e anche punti per poter salvare. Cosa manca per fare quel definitivo passo che può mettervi a livello di Sant'Andrea, di Sanfermo? Probabilmente un po' più di convinzione e di concentrazione. La nostra lacuna in queste partite è sempre il fatto che non siamo continui nei 40 minuti, quindi ci prendiamo delle pause. Anche una buonissima vittoria che abbiamo fatto in casa inizio anno contro Novate, nel 25 eravamo sotto di 20 dopo il primo quarto, quindi probabilmente solo questo, un po' di convinzione e di concentrazione, dopodiché avremo risolto tutti i nostri problemi. Grazie mille, davvero molto gentile, in bocca al lupo. Grazie per fine stagione.